Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Genshin Impact perché oggi parliamo finalmente di Utao, un personaggio che a quanto pare si pensava non arrivasse mai e che addirittura non è stato neanche annunciato nella live streaming che si è tenuta praticamente il mese scorso, dove erano stati rivelati i contenuti di questo mese di febbraio e barra inizio marzo, ma Utao non era stata citata. Erano stati citati Xiao, che a sorpresa è stato inserito all'inizio del mese di febbraio, e successivamente il banner reprint di Keqing, mandando un pochettino in confusione i giocatori non sapendo effettivamente che cosa fare. È uscito anche il banner delle armi nel frattempo, dove la Wolf Gravestone e la Homa e la lancia di Homa praticamente hanno sconvolto un pochettino i piani di tutti, essendo un banner a mio avviso molto molto appetibile e che sicuramente qualche risorsa potrebbe tranquillamente meritarsela. Hu Tao è un personaggio che per l'appunto è stato presentato ufficialmente nel gioco a partire da oggi, quindi giorno 27. Tutto quello che è stato detto in precedenza, sia in generale tra la community che fornisce diversi leak, dove io personalmente non vado a mettere mano in quanto non sono al 100% veritieri, aspetto sempre comunque di poterne parlare con tranquillità quando effettivamente è effettivamente il sito che annuncia ufficialmente i suoi personaggi. Parliamo oggi di Utao. Utao, personaggio di tipo Pyro, che comunque è un elemento abbastanza comune all'interno del gioco, perché i personaggi di tipo Pyro in realtà sono comunque abbastanza abbondanti all'interno del gioco. Mi sarebbe piaciuto magari finalmente l'introduzione di un personaggio dendro, dato che per il momento non c'è assolutamente nessuno con quell'elemento all'interno del gioco. Però a quanto pare il dendro sarà così OP forse che lo stanno ritardando un pochettino. Per quanto riguarda la sua arma, ovviamente, come potete vedere anche da queste anteprime che vi sto lasciando dei talenti di Utao, utilizza una lancia. La sua costellazione si chiama Papilio Carontis. Utao viene definito all'interno del gioco come un Burst Damage Dealer, quindi un personaggio che viene utilizzato principalmente per fare danni tramite il suo attacco Burst. Viene specificato anche che la sua Elemental Skill consuma parte dei suoi HP per incrementare il danno e che andrà ad effettuare per un piccolo periodo di tempo. E la sua Elemental Burst danneggia istantaneamente tutti i nemici attorno e cura nel frattempo Utao. Quindi è un personaggio che comunque funziona in maniera particolare, forse un po' come Xiao, per il mio modo di giocare la vedrei possibilmente come un sub DPS e non fondamentalmente come un DPS principale, ovvero quel personaggio che entra in campo, fa danni, fa tutto quello che deve fare e poi successivamente esce per ricaricare magari le energie fuori dal team. È interessante anche, vi invito a leggere la storia che è presente appunto all'interno del sito di Genshin, della MiHoYo ufficiale, che non vi ho postato per evitare di abbuffarvi ulteriormente gli zebedei, ma andiamo adesso nelle parti che ci interessano principalmente. Parliamo dei talenti. Il primo talento, ovvero il Normal Attack, è un attacco che performa fino a 6 rapidi attacchi. Mentre invece, per quanto riguarda l'attacco normale, ovviamente, mentre invece per quanto riguarda l'attacco caricato, abbiamo al solito il personaggio che consuma una certa quantità di stamina per effettuare una perforazione verso il lungo, cioè per fare un attacco perforante orizzontale, come potete vedere appunto dalle immagini su schermo, effettuando danni ai nemici lungo tutto il tragitto. Quindi, lei effettuando questo tipo di attacco perforante, praticamente farà danno a tutti i nemici che gli si porranno davanti. Per quanto riguarda invece il secondo talento, ovvero Guide to Afterlife, che praticamente rappresenta la sua Elemental Skill, viene detto subito, scritto bello in caratteri belli evidenziati: Hu Tao consumes a part of her HP, knocking nearby enemies back and entering the Paramita Papilio State. Quindi Utao consuma parte dei propri HP,
effettuando una sorta di knockback, quindi una sorta di rinculo e anche di stordimento, tra virgolette, dei nemici che sono presenti attorno a lei, entrando per l'appunto nella modalità Paramita Papilio State. Nel momento in cui entra nella Paramita Papilio State, abbiamo un incremento dell'attacco base di Utao in base ai suoi massimi HP, quando ovviamente entra in questo stato. Il bonus dell'attacco non può eccedere il 400% dell'attacco base di Utao. L'attacco di Utao è convertito totalmente in Pyro Damage, che non può essere sovrascritto da altre infusioni elementali. Quindi diciamo che diventa un po' come la maggior parte dei personaggi che per l'appunto infondono gli elementi nelle proprie skill, ovvero non miscelabili. Incrementa la resistenza di Utao alle interruzioni, quindi veniamo interrotti più difficilmente dai nostri avversari quando effettuiamo combo o altre robe. E il Paramita Papilio ends, quindi finisce, praticamente quando ovviamente la sua durata è finita, quando Utao lascia il campo di battaglia o quando Utao viene messa KO. Questo mi sembra abbastanza logico. Però interessante vedere come Utao praticamente sacrifichi parte dei propri HP per diventare più forte. Un pochettino come Xiao, no? Se ormai abbiamo preso confidenza con il Keyblade di Xiao, abbiamo uno Xiao che con la Burst effettua dei danni maggiorati, però a discapito della sua vita. Qui è un po' diverso il discorso, perché qui non perdiamo gradualmente i nostri HP. Qui a quanto pare noi riduciamo di una percentuale specifica gli HP di Utao, e oltre quei, diciamo, quegli HP durante quella fase di Paramita Papilio State, non abbiamo altre riduzioni di HP, a meno che ovviamente non ci facciamo colpire dai nostri avversari. Quindi diciamo che da un lato Utao forse è più semplice da giocare rispetto a Xiao, dato che Xiao comunque perde HP in maniera costante e qualora venisse attaccato per l'appunto potrebbe rimanerci secco tutto in una volta, mentre invece con Utao forse abbiamo una maggiore chance di calcolo per quanto riguarda appunto i suoi attacchi, e di conseguenza possiamo gestire forse un po' meglio diciamo la sua combo, e possiamo gestire un po' meglio tutta la situazione. E andiamo avanti adesso, perché c'è un'altra particolarità del talento di Utao, ovvero sempre durante la forma di Guide to Afterlife, quindi nel momento in cui noi prendiamo l'infusione elementare Pyro, se Utao effettua un attacco caricato, applicherà una sorta di debuff, il Blood Blossom Effect. Un po' come Tartaglia, no? Se ci ricordiamo che praticamente effettua tramite la sua Elemental Burst una sorta di sigillo, una sorta di debuff che diamo ai nostri avversari, Utao, quando effettuiamo attacchi caricati nella Paramita Papilio State, fa la stessa identica cosa, quindi Blood Blossom Effect. I nemici affetti dal Blood Blossom Effect subiranno dei danni Pyro ogni 4 secondi. Questo danno viene considerato Elemental Skill Damage. Questo perché ci viene detto? Ci viene detto perché l'Elemental Skill Damage ci consente di effettuare combinazioni con altri elementi, e quindi di conseguenza sarà un danno che probabilmente scalerà in questo caso tramite Elemental Mastery. Quindi se abbiamo la possibilità di utilizzare per esempio un team dove sfruttiamo il Vaporize o dove sfruttiamo il Melt, per esempio Utao potrebbe essere un'ottima sub DPS, soprattutto per un team Vaporize, dato che comunque utilizziamo le sue skill di fuoco, infliggiamo questo debuff ai nostri avversari e poi col nostro personaggio acqua praticamente attacchiamo con il danno idro, e quindi di conseguenza effettuiamo Vaporize 2.0, dato che stiamo appunto facendo danni acqua su fuoco. Ogni nemico che viene ogni nemico che viene afflitto con un solo Blossom, con un solo Blood Blossom Effect alla volta, quindi si può infliggere questo debuff una sola volta ad avversario.
E la sua durata può essere soltanto refreshata da Utao. Quindi noi possiamo applicare questo debuff al nostro nemico. Non possiamo applicarlo nuovamente se prima ovviamente non scade. Però possiamo allungarne la durata se attacchiamo lo stesso nemico con già addosso l'effetto del Blood Blossom. Quindi possiamo comunque rinnovare e tendere a prolungare l'effetto di questo debuff, perché fondamentalmente per me è un debuff, e poi successivamente sfruttare comunque Utao e fare danni sempre fuoco o switchare con l'altro personaggio, come vi ho detto prima, magari per sfruttare le reazioni elementali. Per quanto riguarda invece la Finishing Burst, abbiamo Spirit Shooter, dove praticamente Utao comanda uno spirito infuocato che infligge danni di tipo pyro in un largo attacco AOE. Dopo aver colpito i nemici, rigenera una percentuale dei massimi HP di Utao. Questo effetto può essere attivato fino a 5 volte in base al numero dei nemici colpiti. Se gli HP di Utao sono uguali o inferiori al 50% quando il nemico viene colpito, entrambi, sia il danno che la rigenerazione degli HP, sono aumentati. Quindi, che cosa vuol dire? Un pochettino come... anzi, non dico come Shao, perché questa è una sua particolarità in realtà. Cioè, essere al di sotto del 50% di HP quando si utilizza la sua Finishing Burst ci consente di effettuare più danno e ci consente anche di recuperare più HP. Quindi diciamo che è un personaggio anch'esso che va giocato un pochettino sul filo del rasoio. Quindi uno di quei personaggi dove bisogna comunque calcolare il rischio e non solo la potenza di fuoco. In questo caso del personaggio, perché sì, potremmo comunque fare tanti danni, possiamo comunque essere abbastanza offensivi, però a discapito degli HP, che comunque sono la cosa fondamentale dei nostri personaggi. È vero che ultimamente sta andando di moda la risonanza Geo, dove con Zhongli fondamentalmente si riescono ad attivare degli scudi molto potenti e che quindi di conseguenza ci permettono anche di restare più a lungo in vita con i nostri personaggi. Però c'è anche da dire che fondamentalmente un personaggio, se piace, se comunque esteticamente o se durante il gameplay piace, lo si vuole tenere in campo il più a lungo possibile. Quindi da questo punto di vista Utao in realtà potrebbe anche subire la punizione dei suoi HP per non essere sfruttata principalmente come main DPS, a meno che appunto non venga protetta, come detto precedentemente, dagli scudi di Zhongli, di Noelle o di chiunque effettivamente riesca a creare una buona protezione per lei. Detto questo, non c'è nient'altro che per il momento dobbiamo dire. Un personaggio abbastanza particolare, dove gli HP sono anche in questo caso un punto centrale di discussione, dato che ho letto anche in giro che il gameplay di Shao per alcuni è abbastanza fastidioso, col fatto di doverlo curare, col fatto di dover pensare anche di, per l'appunto, ripristinare gli HP di Shao alla fine dei vari combattimenti. Quindi anche con Utao ci sarebbe forse il rischio di entrare nello stesso loop. Quindi bisogna fare anche un pochettino di attenzione. Detto questo, in realtà io sono curioso anche di sapere che cosa ne pensiate in generale voi che state guardando per l'appunto questo video. Quindi io per il momento vi dico che è tutto, vi ringrazio per la visualizzazione, spero di potervi vedere magari prossimamente sul mio canale Twitch o sempre qui sul mio canale YouTube. Detto questo, io vi saluto, vi auguro buona fortuna con i pull e buona fortuna in generale all'interno del gioco. Vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye.